Quello della Cina è un circuito piuttosto interessante che presenta un buon mix di curve. Ce ne sono alcune a largo raggio da affrontare ad alta velocità, ma anche alcune molto lente. Inoltre c'è un rettilineo da quasi 1,3 km di lunghezza che ovviamente porta a dover assettare la vettura per avere buona velocità di punta. Il circuito richiede un carico aerodinamico piuttosto alto, ma bisogna trovare il compromesso migliore perché è indispensabile potersi difendere, così come poter andare all'attacco sfruttando quel rettilineo. Stiamo lavorando duramente per ridurre il gap rispetto ai team di vertice in questa stagione. La Mercedes ha un vantaggio considerevole, praticamente su tutti, e quindi in questo momento stiamo lottando per il posto di secondo miglior team. Su questo stiamo concentrando i nostri sforzi, sviluppando ogni parte della monoposto. Stiamo lavorando su power unit, aerodinamica, sospensioni, insomma su tutti i fronti. Da ogni componente stiamo cercando di tirare fuori tutte le prestazioni possibili per cercare di recuperare e migliorare il nostro passo gara dopo gara. L'aerodinamica di Formula 1 è dominata da due principali parametri, il carico aerodinamico e la resistenza. Una macchina di Formula 1 è in sostanza l'opposto di un aereo di combattimento. Nel caso di un aereo l'aria lo tira su, lo fa volare, mentre nel caso di una Formula 1 lo spinge sulla terra, così permettendola di andare molto più velocemente nelle curve. Infatti il carico aerodinamico è così alto che una Formula 1 può andare molto più velocemente su una curva rispetto a qualunque altra vettura, mentre insieme a un sistema frenante molto potente può anche decelerare molto più rapidamente. Il processo che ci permette di avere una macchina buona dal punto di vista aerodinamico è lo sviluppo aerodinamico. Lì studiamo tutti i componenti che sono in contatto con l'aria, che possono essere le ali, la carrozzeria, ma anche la sospensione o le prese d'aria di tutta la vettura. Ovviamente noi cerchiamo di scegliere i componenti che hanno più potenziale e fare più lavoro lì per tirare il massimo della prestazione, mentre in altre zone dove non c'è così tanta potenzialità facciamo molto meno lavoro. Il ciclo di sviluppo aerodinamico in sostanza segue un determinato percorso. Prima si comincia con un'idea e si fa un lavoro nel CFD, simulando il flusso nei computer, cercando di ottimizzare i dettagli, di prendere cura di tutti i problemi, così arrivare a un componente che sostanzialmente funziona. Se questo processo avviene con successo, a quel punto decidiamo di spostarsi in galleria. Creiamo un componente per la galleria e lo proviamo. Lì possono accadere due cose. In un caso funziona, in questo caso buono. Dopo si costruisce il componente per la vera macchina e si va in pista. In un altro caso può invece non funzionare. In quel caso bisogna analizzare bene il perché. Delle volte si vede un problema, si può fare un'altra iterazione e recuperare la prestazione di questo componente. Altre volte ovviamente dobbiamo abbandonare un concetto perché magari non funziona. Lo sviluppo aerodinamico non è solo carico e resistenza. Delle volte ci arriva dalla pista un feedback che ci dice che qualche componente della macchina magari non funziona bene o ci possono essere delle instabilità in determinate condizioni. Noi cerchiamo di analizzare bene queste condizioni e cercare di rimediare e rendere la macchina più guidabile e più facile per il pilota, così permettendole di andare più velocemente.